chi non mi conosce, io sono Marco Terranova, ero candidato presidente al municipio per il Movimento 5 Stelle. I cittadini hanno voluto diversamente, quindi oggi su quella sedia siede Valerio Barletta. Rispettiamo ovviamente il voto dei cittadini, che è sacro. E ringrazio Massimiliano per l'ospitalità. E se vogliamo parlare di emozione, permettetemi, sono uno dei più anziani probabilmente al tavolo, e quindi sono anche una delle persone probabilmente dal punto di vista anagrafico ha avuto modo di conoscere Santa Maria della Pietà quando non era in questa configurazione. Io ricordo che da ragazzo facevo parte delle associazioni nella parrocchia, insomma delle associazioni giovanili, e venivamo a Santa Maria della Pietà per fare visita alle persone ricoverate, insomma per portare un po' di solidarietà, di conforto. Quindi l'ho conosciuta ben prima della legge Basaglia e della modifica giusta che c'è stata per portare questo disagio fuori da questo posto, perché la ghettizzazione, uso questo termine forte, non è mai, direi, la soluzione per risolvere un problema. Approvo, diciamo, e condivido il discorso che ha fatto Massimiliano sulla novità che la nostra forza, il nostro movimento, diciamo, introduce, no? Che è una nuova modalità di fare politica, cioè quello di essere istituzione stando dall'altra parte del tavolo, insomma lì insieme a voi. Il punto è proprio questo. Ho sentito parlare dell'ASL che gestisce, della proprietà pubblica, vuol dire che questi luoghi dove siamo questa sera e così via sono dei cittadini, non niente di più. Chi è demandato alla gestione deve sempre tenere presente che in realtà i datori di lavoro di chi gestisce il patrimonio pubblico siamo tutti noi cittadini, appunto, che siamo i veri proprietari di queste strutture. Il discorso sul Santa Maria della Pietà è un discorso complesso, e affrontarlo in 5 minuti di colloquio è assolutamente improbabile e improponibile. Sentendo le cose che ha detto Massimiliano sulla pedonalizzazione, la navetta elettrica, mi sembra un po' di ripercorrere quello che abbiamo fatto nei nostri tavoli di lavoro quando preparavamo il programma per presentarci alle elezioni amministrative. Quindi sono cose che ovviamente non solo abbiamo sposato, ma riteniamo far parte del nostro DNA, e quindi su questo siamo assolutamente pronti a collaborare. E crediamo pure che la partecipazione, quella vera, sia un punto di attenzione da tenere presente per le istituzioni, perché partecipazione non vuol dire semplicemente ascolto quello che dicono le associazioni, i cittadini, e alla fine poi decido e faccio in relazione a quelli che sono poi i poteri della politica, i poteri dell'amministrazione, i poteri di chi comanda e gestisce. Il potere deve essere realmente dei cittadini, per cui quando si ascoltano i cittadini, poi in relazione a quelli che sono i processi democratici si deve proseguire su quella linea. Quindi la proposta su questo è un tavolo partecipato con gli attori che sono stati protagonisti in questi anni, anche chi con delle dure battaglie, diciamo, ha salvaguardato l'identità di Santa Maria della Pietà e ha permesso che oggi, come diceva Massimiliano, possiamo stare ancora qui a parlarne malgrado i problemi. Quindi la cosa importante è capire cosa i cittadini desiderano che le amministrazioni facciano. Noi saremo, anche se opposizione, disposti a collaborare con l'amministrazione perché questi progetti e questi sogni vengano realizzati. Grazie.